Update, ve l'avevamo anticipato e promesso, verso le elezioni americane, questo significa alta volatilità, alta instabilità per i mercati, come se non ce ne fosse già abbastanza. E allora l'idea è provare a fotografare, inquadrare particolari strumenti, insomma servizi finanziari, anche titoli, perché no, o ETF su cui magari poter provare a mettere al sicuro magari il portafoglio, quantomeno insomma fotografare quali sono i titoli che possono in qualche modo beneficiare di questa volatilità dovuta a delle presidenziali assolutamente inedite, perché a fronte di mercati che crescono nel trimestre precedente alle elezioni assistiamo di solito alla rielezione del presidente in carica, a fronte invece di instabilità politica e finanziaria di solito viene eletto il presidente candidato avversario, ma qui ci troviamo in una situazione in cui esistono entrambe queste situazioni e quindi mercati che crescono 5% più o meno nell'ultimo trimestre prima di novembre e alta instabilità. In più, insomma, siamo davanti a una situazione in cui gli americani non si fidano del contagio, per cui hanno già predisposto e dichiarato che voteranno per posta, quindi spoglio molto più lungo, e poi il solito Donald Trump che ha già detto attenzione perché non credo di volermi fidare di un risultato che mi vede perdente, perché sono assolutamente certo di avere il consenso degli americani. Tante incognite, e allora cerchiamo di fare chiarezza sui mercati, su quello che conviene fare e non fare sui mercati proprio su questo fronte. Allora è un piacere ritrovare Matteo Talarico di OG Trading, onlygaintrading.it, che vedo pronto in postazione. Matteo, ben trovato e grazie come sempre per la disponibilità. Ciao Giacomo, grazie a te per l'invito, a tutto lo staff delle Fonti TV, grazie ai telespettatori che ci seguono da casa, e volevo fare anche intanto gli auguri alla vostra Manuela, che so che oggi è il suo compleanno, quindi giorno di festa per voi. Sì, è vero, giorno di festa, grazie ovviamente per gli auguri che giriamo a Manuela, non credo che ci stia seguendo perché insomma è difficile che sia ferma con le mani in mano, specie a quest'ora, ma senz'altro le farà piacere, peraltro come dicevo anche in pubblicità ha portato i pasticcini, vediamo se riusciremo a mangiarne, vediamo se ce ne lasciano qualcuno in qualche modo. Allora, detto questo, sono anche su ogtrading.it, che è il vostro sito di riferimento, si parla ovviamente, vedo, di Amazon, perché comunque è un titolo sempre da tenere monitorato, ma come anticipato presidenziali americani, titoli ed ETF su cui puntare, ed è un approfondimento interessante che credo interessi anche i nostri amici da casa. Da dove partiamo, insomma, qual è la riflessione che avete fatto su questo fronte, Matteo? Allora, io partirei innanzitutto col dire di stare attenti ovviamente a un periodo in cui la volatilità è molto alta e quindi di non cercare di incrementare i titoli in portafoglio, ma piuttosto restare un po' liquidi e non farsi magari prendere la voglia di incrementare le posizioni perché il mercato sta salendo. E io andrei magari a spostarmi magari su dei titoli un pochino più conservativi piuttosto che titoli che hanno una volatilità storica piuttosto alta. E poi è chiaro che bisogna fare delle distinzioni su titoli che possono far bene nel caso in cui ci fosse una vittoria di Trump, quindi alle elezioni, piuttosto che titoli che possono far meglio se ci fosse una vittoria di Biden alle elezioni. Qua bisogna fare un pochino una distinzione, perché sappiamo che, almeno quasi tutti sappiamo che Biden è un pochino più propenso all'apertura verso i rinnovabili, all'apertura anche verso comunque trattati con la Cina e quindi anche verso paesi magari che sono considerati emerging, e mentre Trump, permettimi la battuta, Matteo, toglierei pochino, decisamente più focalizzato su questo fronte. Rispetto a Trump assolutamente, soprattutto esatto. Verso la Cina. Certo, scusa, ti ho interrotto. No, figurati, e infatti io starei un pochino più attento magari se avessi un portafoglio emerging, quindi un portafoglio con tanti titoli cinesi, non incrementare in questo momento le mie posizioni sopra, perché se Trump dovesse poi essere rieletto presidente degli Stati Uniti, allora quei titoli potrebbero un pochino faticare. È ovvio che se successe il contrario, poi quei titoli potrebbero ovviamente riprendere un pochino la loro bull run a rialzo. Quindi
se dobbiamo dire un pochino dei settori, io direi il rinnovabile, per quanto riguarda un'eventuale vittoria di Trump, di Biden, sarebbe un settore su cui puntare abbastanza forte. È chiaro che non tutto è rinnovabile, nel senso bisogna fare distinzioni per titoli, quindi gli investitori che sono magari un pochino più passivi dal punto di vista della selezione titoli potrebbero optare, dal mio punto di vista, per gli ETF, perché magari poi rischi di prenderti quel titolo che magari è nel settore rinnovabile, ma che magari non ha delle fondamentali decenti o buone, e quindi rischi di essere nel settore giusto ma nel titolo sbagliato. Quindi questo è un errore che purtroppo in molti fanno. Quindi in quel caso piuttosto andrei sugli ETF. Ed eccoci dopo aver visto il faccione di Joe Biden in uno dei suoi interventi durante la campagna elettorale, insomma, segnalate alcuni che sono Alps Clean Energy, Invesco Solar, VanEck Vectors Low Energy, tutti ETF, come appunto anticipavi, che possono insomma in qualche modo fare gioco agli investitori, agli operatori, nel momento in cui appunto che poi si parla appunto di sondaggi, ma anche di scommesse, di siti di scommesse in cui gli americani che Certo. scommettono anche sulla palla 2 di una pallacanestro o su chi farà il calcio d'inizio di un'ipotetica partita di pallone, insomma, scommettono tanto, figurarsi se non scommettono su chi vincerà le elezioni. Da questo punto di vista, spesso ricordiamo come diciamo così, le scommesse, cioè gli americani stanno mettendo i loro soldi su una vittoria ancora su una vittoria di Biden. Detto questo, facevano così anche con Hillary Clinton nel 2016, ma il divario fino a qualche settimana fa era più ridotto tra Trump e Biden rispetto a quello che c'era tra Clinton e Trump. D'altronde poi insomma l'uscita del presidente attuale dopo il ricovero e insomma il essersi tolto la mascherina con fare molto teatrale, Con nonchalance. sicuramente con nonchalance da una parte, ma anche insomma ovviamente ogni suo movimento, io spesso lo associo a Chiara Ferragni, nel senso che ogni loro singolo movimento, È vero, è vero. ogni loro gesto, ogni loro singola parola è studiata, nulla è lasciata al caso, e quindi inevitabilmente l'idea è che gli americani non siano rimasti indifferenti da questa progressione, da questa guarigione lampo, per qualcuno anche un po' sospetta. È interessante, Matteo, il discorso che facevi anche sulla questione della Cina, nel senso che lo rivelate anche all'interno del vostro approfondimento, e cioè se i titoli cinesi fanno molto bene, oggi peraltro insomma ha riaperto lo Shanghai Composite con un gran bel rally più 1,7, qui voi forse nell'approfondimento facevate riferimento a quando appunto la borsa cinese era ancora aperta e rimasta chiusa per diversi giorni, hanno Sì. fatto molto bene, quindi dicevate, bah, di solito il mercato anticipa gli eventi, siamo davanti a questa situazione anche in questo caso, cioè che cosa, se i titoli vanno molto bene, che cosa il mercato potrebbe anticipare? Ma se vai a vedere anche il settore renewable sta andando molto bene in questo periodo. Noi, in particolare, nella nostra community, e poi abbiamo dei servizi di analisi, abbiamo analizzato due titoli in particolare sul solare che ci hanno dato in poco più di 2 settimane più del 30%. Quindi anche lì c'è un grande rally, secondo me. È anche vero che se vai a vedere, come dicevi tu, in apertura dell'intervento, quando i mercati di solito salgono, poi c'è una percentuale abbastanza alta che viene rieletto il presidente in carica. E i mercati effettivamente stanno salendo comunque in questo periodo. E quindi c'è abbastanza incertezza, secondo me, è anche dovuta, comunque non dimentichiamolo, al fattore del coronavirus, perché anche quello incide pesantemente sui mercati. Se vai a vedere, ad esempio, il Nasdaq, non so se hai un grafico del Nasdaq, Sì, lo andiamo a prendere subito e eccolo qua. e vai a vedere, è un grafico daily, le ultime, mi pare, 7-8 candele abbiamo analizzate ieri, non ci danno una direzionalità giusta. Sostanzialmente siamo in un range che mi pare sia di 400 punti, in cui il mercato cosa fa? Va a vendere sui massimi e comprare sui minimi. E quindi sostanzialmente che cosa sta avvenendo? Sta avvenendo una non direzionalità degli investitori, dei traders, che quindi sui massimi non sono disposti a comprare, piuttosto sono disposti a chiudersi le posizioni long che hanno, e sui minimi non sono disposti a vendere, quindi non sono disposti ad aprire lo scoperto, magari a chiudersi le posizioni short comprando, facendo rimbalzare l'indice al rialzo. E questa è la dimostrazione appunto di come c'è incertezza
però non è un'incertezza da sell-off, quindi non è un'incertezza da liquidità, quindi non è che c'è un sell-off di titoli, di indici che vanno a creare liquidità, ma c'è incertezza sul fatto di dove andare a spostare la propria liquidità, su quali titoli piuttosto che altri spostare la propria liquidità. E quindi è questo che io voglio dire un po' agli ascoltatori: state attenti in questo momento, piuttosto di incrementare adesso, aspettate di capire su che fronte si andrà a parare, su che fronte si andrà a vincere, e poi da lì fare le vostre strategie di investimento su un settore piuttosto che su un altro. Per completare il discorso, vediamo anche l'apertura di Shanghai Composite oggi, dopo il 30 settembre, quindi è rimasta ferma sostanzialmente 8 giorni, un gran bel balzo in avanti che lo riporta sui valori precedenti all'ultima settimana di settembre, che è stata piuttosto anch'essa debole e incerta, insomma. Prima peraltro Matteo, parlando con un analista, Davide Biocchi, il ragionamento che hai fatto tu sul Nasdaq, che è assolutamente condivisibile, l'abbiamo definito come la tela di Penelope, cioè gli operatori, gli investitori fanno e disfano, comprano e vendono, senza appunto trovare una chiara direzionalità, e anche in questo caso probabilmente il mercato ci sta dicendo non abbiamo la minima idea di come si andrà a sviluppare e a evolvere la questione delle elezioni, anche perché poi insomma basta anche ricordare l'ultimo dibattito tra vicepresidenti Kamala Harris da una parte, Mike Pence dall'altra, il vice di Biden da una parte, la vice di Biden da una parte, il vice di Trump dall'altro. Alla fine la CNN ha fatto un sondaggio immediato, flash, agli ascoltatori americani. Chi ha vinto secondo voi? Loro hanno detto quasi del 60%, ha vinto Kamala Harris. Poi però questo non vuol dire che gli americani, nel momento in cui rispondono a una domanda che gli viene rivolta, confermano questa valutazione anche quando si tratterà poi appunto di mettere la X o su Donald Trump o su Joe Biden. Detto questo, Matteo, se invece dovesse essere Donald Trump a vincere, anche in maniera piuttosto importante, come ha fatto nel 2016 contro Hillary Clinton, a quel punto, a proposito di Nasdaq, ci aspettiamo un'ulteriore impennata dei tecnologici, insomma, e di quell'indice che di fatto ha trainato fino a forse qualche settimana fa l'intero mercato globale internazionale? Allora, c'è un discorso un po' più specifico da fare, nel senso che bisogna andare anche a vedere le singole aziende che compongono il Nasdaq. È ovvio che se vedere le aziende più grosse nel Nasdaq, Amazon, Facebook, Alphabet, quei titoli allora potrebbero secondo me essere favoriti da una rielezione di Trump, anche per il fatto che Trump, comunque Amazon stessa, se ti ricordi, è stata spesso criticata per le condizioni di lavoro dei suoi dipendenti, no? Diciamo che Trump avrebbe una politica un pochino più rilassata da questo punto di vista sulla condizione di lavoro dei dipendenti delle società, mentre Biden no. Quindi un titolo come Amazon potrebbe essere, secondo me, avvantaggiato, nonostante ci siano un pochino di battibecchi ogni tanto tra Bezos e Trump, però potrebbe essere, secondo me, avvantaggiato, nel caso di vittoria di Trump. Il settore finanziario, per dirti, stiamo un attimo uscendo dal Nasdaq, però volevo dirti questa cosa: Sì, vai. anche il settore finanziario potrebbe, secondo me, essere favorito da una vittoria di Trump, perché se dovesse vincere Biden e quindi dovesse applicare una tassazione maggiore sulle aziende al 28%, questo si tradurrebbe sostanzialmente in una contrazione degli EPS, degli earnings per share, del settore bancario di circa l'8%. E questo si traduce a sua volta in una diminuzione dei dividendi che danno le banche. E quindi questo cosa comporterebbe? Un minor tasso di crescita del settore bancario finanziario specifico. Quindi titoli come JP Morgan piuttosto che Bank of America potrebbero essere, secondo me, avvantaggiati. Una contrazione sarebbe dell'8% sulle EPS del settore finanziario in generale. Quindi quei titoli potrebbero essere avvantaggiati. Invece, come molti pensano, i titoli petroliferi, siccome Trump, possiamo dire amante del petrolio, se possiamo dire così, Sì, possiamo. secondo me
Secondo me non verrebbero avvantaggiati troppo da una reelezione di Trump. Io su quei titoli sarei un attimo attento, perché comunque quando si va a fare un'analisi di titoli specifici o settoriali bisogna essere un pochino più forward looking, no? Quindi bisogna cercare di vedere al futuro. Secondo me il petrolio in questo momento non è troppo il futuro. Io andrei un pochino sempre su settori che possono regalarci qualcosa in un futuro anche non troppo lontano. Spesso facciamo anche riferimento con altri ospiti al rame, che è oltre a essere un metallo che sulla carta non è prezioso, ma lo è per l'economia del futuro, perché non ci sono Certo. solamente le auto elettriche che necessitano di un'ampia quantità di rame, anche solo le batterie, facciamo questo esempio, ma in generale è proprio il green che richiede un ingente utilizzo di rame per realizzare quelle strutture, quegli strumenti che appunto consentono di mettere in azione, insomma, l'energia pulita, l'energia rinnovabile. Da questo punto di vista, il rame è un buon indicatore, è anche un buon investimento. In tanti lo indicano come materia prima destinata a crescere, il cui prezzo è destinato a crescere ancora. Oggi siamo a 3 dollari, 3,05 dollari per libra, molto vicini a quei 3,09 che rappresentano il massimo degli ultimi 2 anni. Matteo, ci piace appunto anche dare, di solito parliamo con analisti senior, ma è anche bello interessante parlare anche con analisti, non dico junior, ma comunque magari Giovane. sotto la media a cui sono abituati. Perché dico questo? Perché un amico che ci segue spesso, Fabrizio in questo caso, ti chiede un'opinione su che direzione potrebbe prendere, beh, insomma, un titolo che non ha bisogno di presentazioni. Parlo di Apple, e quindi siamo proprio sulle Fang. Apple che ha chiuso ieri a meno 0,1%, a quasi 115 dollari ad azione. C'è lateralità nelle ultime settimane, e quindi allineato con l'andamento del Nasdaq che abbiamo, diciamo così, analizzato poco fa. Matteo. Sì, allora a me Apple piace molto come titolo. È vero che adesso sta quotando a dei multipli abbastanza alti rispetto a quelli che erano i multipli del passato. È anche vero che comunque sta facendo un passaggio da quello che è comunque il settore puramente dei telefonini, quindi hardware, a un sistema, un settore un pochino più di servizi. Lo vediamo con Apple TV, Apple Music, tutto il pacchetto di servizi che sta dando Apple ai suoi clienti. Adesso la parte dei servizi pesa circa un 20% sul fatturato di Apple. Secondo me, se dovesse andare a pesare un pochino di più, questo sarebbe solamente un bene per Apple, perché si sposterebbe su una parte che in questo momento sta andando molto e che io la vedo abbastanza come futuro, la parte dei servizi online, e quindi la vedo abbastanza positiva. È anche vero che entrare su Apple adesso dipende sempre dalle strategie, secondo me, di investimento che uno ha. Fare un piano di Certo. accumulo su un titolo del genere, secondo me, è la strategia migliore, piuttosto che andare a comprare un titolo con tutto il capitale cash subito. Se poi tu mi chiedi come la vedi di breve termine, di scalping, questo non te lo so dire. Adesso i livelli di mercato bisogna fare un'analisi un pochino più tecnica. Ma di lungo periodo, io direi un orizzonte temporale 5 anni, secondo me rimane un titolo molto buono. Perfetto, speriamo ovviamente di aver risposto a Fabrizio, che insomma Speriamo. in maniera completa. Ma di solito, insomma, se c'è qualcosa che ci lasciamo per strada, i nostri amici non esitano a scrivercelo. Abbiamo ancora qualche minuto, Matteo, tornando su OG Trading, che sta appunto per Only Gain. Questa non è la home page è questa, eccoci qua. All'interno del vostro appunto del vostro portale, del vostro sito, analisi, riflessioni, consigli di investimento, ma non soltanto, insomma, c'è anche un canale Telegram. Sì, intanto ci tengo a dire che noi non è che diamo consigli di investimento, ma aiutiamo le persone sostanzialmente a essere più consapevoli nella scelta degli investimenti che fanno. Ok, Perché questa è un grande. correzione doverosa. Sì, perché questo è un grande problema che c'è in Italia, l'educazione finanziaria, e quindi bisogna un attimo essere più consapevoli da questo punto di vista. Poi facciamo l'analisi di titoli e quant'altro, però poi chiaramente ognuno fa le sue decisioni di investimento.
E abbiamo un canale Telegram da cui si può accedere dal sito, è un trading room only gain, nel quale noi parliamo le più svariate cose, facciamo anche dei webinar gratuiti una volta, 2 volte al mese, quindi o una volta a settimana o una volta ogni 2 settimane, dipende un po' da come ci gira, perché comunque abbiamo anche un servizio di webinar a pagamento e teniamo dei corsi di formazione di trading dove abbiamo un team dietro che si occupa appunto di questa cosa qui. E anche adesso stiamo preparando un corso dedicato proprio alla gestione del capitale tramite strategie di investimento che possono fruttare nel lungo periodo. E allora, torneremo a parlare con i ragazzi di OGTrading.it. Intanto, Matteo, grazie per il tuo intervento e la tua analisi. Buon fine settimana e buona giornata. Grazie a te Giacomo e a tutte le fonti TV e telespettatori. Grazie mille. Prima di chiudere, ultimo aggiornamento per quanto riguarda i mercati europei. Prima della pausa, dopo di noi ci sarà, ve lo anticipo, l'approfondimento, l'advisory su Harris che vince, appunto, secondo i sondaggi, non soltanto la sfida tra i vice, curato da Alexandra Georgieva. Dicevamo, ultimo focus sui mercati, sotto la parità ancora, sia il DAX meno 0,04% sopra i 13.000 punti e FTSE MIB meno 0,2%, 19.544. Parigi sopra lo 0,4%, IBEX che torna sotto i 7.000, meno 0,35%, petrolio sotto i 41 a 48 dollari al barile, meno 1,3%, oro invece in crescita, 1914 dollari l'oncia, più 1,08%. Anche il silver cresce sopra i 24 dollari a 1 più 1,9%. Ne abbiamo parlato prima del rame 3,04-3,05, come vedete è a ridosso dei massimi del 22 settembre scorso e non distante dai 3,09 che è appunto il massimo degli ultimi 2 anni, anzi anche qualcosa di più. Dollar index ancora più debole rispetto alle ultime 2 sedute, siamo a 93,37, c'è stato appunto una candela, una piccola, diciamo, consistente correzione al ribasso sia del dollar index e inevitabilmente anche al rialzo di euro dollaro, ma guardando nel daily inevitabilmente cambiano poco le cose, siamo ancora all'interno di un range che abbiamo fotografato più e più volte col grafico 5 minuti, eccola qui la candela fortemente rialzista venuta alle 10 del mattino tra 1,1776 e 1,1796, quindi comunque al di sotto di 1,18. Euro sterlina più 0,3%, torniamo al grafico daily, 0,91 e 15, dollaro yen ancora sotto i 106 dopo averli raggiunti nelle scorse sedute sia ieri che l'altro ieri. Ultimo aggiornamento che riguarda il calendario macroeconomico, vi abbiamo raccontato la produzione industriale italiana che è superiore, decisamente superiore alle attese e ai dati precedenti, in particolare quelli su base mensile ad agosto più 7,7%, superiore all'1,3 previsto, lo vediamo anche da Trading Economics, eccolo qui il dato, più 7,7 superiore a quello precedente, superiore alle attese, ben al di sotto del rimbalzone che ha seguito i 2 mesi di blocco, di paralisi totale, di lockdown appunto tra aprile e maggio. Questo è il grafico dell'ultimo anno, ultimi 5 anni invece la situazione è questa, con le colonnine si può vedere in maniera più ancora evidente. Fa parte questo più 7, più 8% ancora del rimbalzo inevitabile post-lockdown, anche perché basta vedere poi i dati degli anni precedenti come sono decisamente meno consistenti rispetto appunto a quelli degli ultimi 3 mesi. Grazie per averci seguito, grazie alla regia, grazie ancora a voi che ci avete tenuto compagnia in questa diretta del mattino. Vi lascio all'approfondimento di Alexandra Georgieva sul confronto tra i due vice presidenti, candidati negli Stati Uniti e poi ovviamente alle 14:30 con Alexandra Georgieva e il resto della programmazione delle fonti TV. Buon fine settimana.